cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola. Noi che siamo qui questa mattina ed è sempre per noi un grande privilegio poter pregare al Signore. Sono le 7:01 e quindi noi continueremo a pregare al nostro Dio e che Lui possa dare a noi tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, perché questa mattina possiamo stare sempre più a fianco al Signore, perché Lui ha promesso, Gesù Cristo ha promesso che sarebbe stato con noi sempre. Noi sappiamo che la sua costante presenza nella vita di tutti coloro che hanno fatto di Lui Signore, Salvatore, Maestro, fa la totale differenza. E io lodo Dio perché Lui ha dato a te il dono della fede. Guarda che questo sì, se non fosse l'intervento del Signore, la chiamata che lo Spirito Santo ha fatto a noi per rigenerare la nostra vita affinché noi dopo potessimo credere in Lui e avere appunto attraverso la sua, il suo tocco, il dono della fede, fa la totale differenza. Io saluto tutti quanti voi che siete qui, oggi è una giornata molto intensa per noi qui a Cesena, a Rimini. Noi abbiamo il carico del cibo che arriverà, che sarà distribuito domani. Quindi io già saluto il nostro carissimo fratello Roberto, che già è lì nella sua postazione aspettando il camioncino. Io tra poco li devo raggiungere e ringrazio anche il Signore per tutti gli altri fratelli e sorelle che ci verranno ad aiutare sia a Cesena che a Rimini. Quindi oggi, per esempio, la mia macchina si trasformerà in un camion. Non è Transformers, non è, la mia macchina non è Transformers, però ecco, noi usiamo anche le nostre auto per tante cose per il Signore. Quindi noi ringraziamo Dio per quello che Lui ci ha dato e tutto quello che noi usiamo sempre per la sua gloria. Padre, è bello poter servire te, incominciare questa giornata con la preghiera, ringraziando, Signore, per la vita di tutti i miei cari che sono qui, amici, fratelli, sorelle, Padre, poter presentare la nostra preghiera a te, Signore. Oggi magari faremo un tempo un po' più breve, visto tutti i compiti che noi abbiamo da parte tua, perché l'obiettivo, Signore, molto più che dare un pacco viveri, è dare, Signore, la parola di Dio che riempie il cuore e l'anima delle persone. Allora, Padre, ti chiedo di intervenire nel nostro cuore. Signore, una preghiera per il nostro fratello Massimo, continueremo, Signore, a pregare per lui, a pregare, Signore, per la vita di Amauri e pregare, Signore, anche per la vita di Francesco, figlio di Lina, nipote della cara sorella Anna. Padre, noi preghiamo per la sua vita. Tu sai che lui deve fare, Signore, degli accertamenti molto importanti. Noi sappiamo, Padre, che l'intelligenza che hanno i medici, infermieri, primari, Signore, tutto questo, quello che esiste nell'ambito, Signore, della medicina e non solo, in tutti gli ambiti, la nostra intelligenza, la nostra capacità per qualsiasi cosa noi possiamo fare non è nostra perché noi ci dobbiamo vantare, è qualcosa che tu ci hai donato. Allora io prego che tu possa usare, Signore, la tua potenza e soprattutto il tuo tocco perché questo ragazzo Francesco sia guarito dal male che sta attraversando. Noi preghiamo per la sua vita. Prego, Signore, per Antonia, Signore, anche lei che sta attraversando un momento molto difficile e per tutta la Chiesa di Cristo per quello che tu farai ancora nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Allora, cari, noi preghiamo al Signore. Tra poco, Dio piacendo, noi pregheremo ancora. Noi vogliamo passare subito alla lettura della parola perché noi abbiamo un calendario da seguire. Quindi vieni subito con me a leggere la parola. Nel frattempo, metti un like e condividi. Eccoci qua, però prima passiamo un po' la nostra sigla. Thank you.
Allora, eccoci qua, adesso vado a ripescare qui quello che è la nostra schermata, quella di Logos, perché così potete non solo ascoltare ma anche vedere, no, il testo, e io ho piacere nel fare questo perché sicuramente, a parte che diventa più interessante, l'obiettivo è quello di comunicare al meglio la parola del Signore. Noi stiamo leggendo il libro del profeta Ezechiele, abbiamo visto questa sua visione, no, profetica, che lui ha avuto già ieri, no? Nel senso, nei capitoli che noi abbiamo letto ieri, e oggi noi continueremo dal capitolo 42, che aspetta un attimo, allora, noi abbiamo letto fino al 42 ieri, qua mi dà di nuovo 42, quindi io non sto di nuovo a leggere il capitolo 42 perché lo abbiamo letto ieri. Noi adesso andiamo nel capitolo 43, perché il 42 noi già abbiamo letto, quindi noi leggiamo 43, 44, 45. Allora, eccoci qua, penso che mi state accompagnando. Sì, sto guardando qui il mio secondo schermo per vedere se è tutto ok. Allora andiamo subito, capitolo 43, profeta Ezechiele, Antico Testamento, parola del Signore. Dice così la parola di Dio: poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io ebbi era simile a quella che io ebbi quando venni per distruggere la città. Queste visioni erano simili a quella che avevo avuta presso il fiume Chebar, e io cadi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno, ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa. Io udii qualcuno che mi parlava dalla casa. Un uomo era in piedi presso di me. Egli mi disse: figlio d'uomo, questo è il luogo del mio trono, il luogo dove io poserò la pianta dei miei piedi, io vi abiterò per sempre in mezzo ai figli di Israele. La casa di Israele e i suoi re non contamineranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi, come facevano quando mettevano la loro soglia presso la mia soglia e i loro stipiti presso i miei stipiti. Così non c'era che una parete fra me e loro. Essi contaminavano così il mio santo nome con le abominazioni che commettevano, perciò io li consumai nella mia ira. Ora, allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re, e io abiterò in mezzo a loro per sempre. Tu, figlio d'uomo, mostra questa casa alla casa di Israele, e si vergognano delle loro iniquità. Ne misurino il piano, e se si vergognano di tutto quello che hanno fatto, fa loro conoscere la forma di questa casa, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i suoi disegni e tutti i suoi regolamenti, tutti i suoi riti e tutte le sue leggi. Mettili per iscritto sotto i loro occhi affinché osservino tutti i suoi riti e tutti i suoi regolamenti e li mettono in pratica. Questa è la legge della casa. Sulla sua sommità del monte, tutto lo spazio che deve occupare tutto intorno sarà santissimo. Ecco, questa è la legge della casa. Queste sono le misure dell'altare in cubiti, dei quali ogni cubito è un palmo. La base misura un cubito d'altezza e un cubito di larghezza. L'orlo che termina tutto il suo contorno, una spanna di larghezza, questo è il sostegno dell'altare. Dalla base sul suolo fino al gradino inferiore, due cubiti e un cubito di larghezza. Dal piccolo gradino fino al grande gradino, quattro cubiti e un cubito di larghezza. La parte superiore dell'altare misura 4 cubiti di altezza, dal fornello dell'altare si elevano 4 corni, il fornello dell'altare misura 12 cubiti di lunghezza e 12 di larghezza, è una forma un quadrato
con i suoi quattro lati. Versetto 17, il gradino misura dai quattro lati 14 cubiti di lunghezza, 14 cubiti di larghezza e l'orlo che termina il suo contorno è di mezzo cubito. La base misura tutto intorno un cubito, i suoi scalini sono volti verso oriente. Egli mi disse, figlio d'uomo, così parla Dio il Signore. Ecco i regolamenti dell'altare per il giorno che sarà costruito per offrirvi sull'olocausto e per farvi l'aspersione del sangue. Ai sacerdoti levitici che sono nella stirpe di Sadoc, i quali si accostano a me per servirmi, dice Dio il Signore, darai un toro per un sacrificio espiatorio. Prenderai del suo sangue e ne metterai sopra i quattro corni dell'altare, ai quattro angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno purificherai così l'altare e farai l'espiazione per esso. Prenderai il toro del sacrificio espiatorio e lo si brucerà in un luogo designato della casa fuori del santuario. Il secondo giorno offrirai come sacrificio espiatorio un capro senza difetto. Con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato con il toro. Quando avrai finito di fare quella purificazione, offrirai un toro senza difetto e un capro del gregge senza difetto. Li presenterai davanti al Signore. I sacerdoti vi getteranno su del sale e li offriranno in olocausto al Signore. Per 7 giorni offrirai ogni giorno un capro come sacrificio espiatorio. Si offrirà pure un toro e un montone del gregge senza difetto. Per 7 giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. Quando quei giorni saranno compiuti, l'ottavo giorno e in seguito i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i vostri sacrifici di riconoscenza e io vi gradirò, dice Dio il Signore. Capitolo 44, profeta Ezechiele. Poi egli mi ricondusse verso la porta esterna del santuario che guarda a oriente. Essa era chiusa. Il Signore mi disse, questa porta sarà chiusa. Essa non si aprirà e nessuno entrerà per essa, poiché per essa è entrato il Signore, Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Quanto al principe, siccome principe, potrà sedervi per mangiare il pane davanti al Signore. Egli entrerà per la via del vestibolo della porta e uscirà per la medesima via. Poi mi condusse davanti alla casa per la via della porta settentrionale. Io guardai ed ecco la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Io cadi faccia a terra. Il Signore mi disse, figlio d'uomo, sta bene attento. Apri gli occhi per guardare, gli orecchi per udire tutto quello che ti dirò circa tutti i regolamenti della casa del Signore e tutte le sue leggi. Considera attentamente l'ingresso della casa e tutte le uscite del santuario. Di a questi ribelli alla casa dell'Israele. Così parla Dio il Signore. O casa di Israele, basta con le vostre abominazioni. Avete fatto entrare degli stranieri incirconcisi di cuore, incirconcisi di carne, perché stessero nel mio santuario a profanare la mia casa. Quando offrivate il mio pane, il grasso e il sangue, violando così il mio patto con tutte le vostre abominazioni. Voi non avete mantenuto l'incarico che avevate delle mie cose sante, ma ne avete fatti custodi quelli stranieri nel mio santuario al vostro posto. Così parla Dio, il Signore. Nessun straniero incirconciso di cuore e incirconciso di carne entrerà nel mio santuario. Nessuno degli stranieri che saranno in mezzo ai figli di Israele. Inoltre i leviti che sono allontanati da me quando Israele si sviava e si sono sviati da me per seguire i loro idoli porteranno la penna della loro iniquità. Saranno nel mio santuario come servi con l'incarico di guardare le porte della casa. Faranno il servizio della casa e scanneranno per il popolo le vittime degli olocausti e degli altri sacrifici e si terranno davanti a lui per essere al suo servizio.
Siccome hanno servito il popolo davanti ai suoi idoli e sono stati per la casa di Israele un'occasione di caduta nell'iniquità, io alzo la mia mano contro di loro, dice Dio il Signore, giurando che essi porteranno la pena della loro iniquità. Non si accosteranno più a me per esercitare sacerdozio. Non si accosteranno a nessuna delle mie cose sante, alle cose che sono santissime, ma porteranno la loro vergogna e la loro pena delle abominazioni che hanno commesse. Ne farò dei guardiani della casa incaricati di tutto il servizio di essa e di tutto ciò che si deve fare. Ma i sacerdoti leviti, figli di Sadoc, i quali hanno mantenuto l'incarico che avevano del mio santuario quando i figli di Israele si sviavano da me, saranno quelli che si accosteranno a me per fare il mio servizio e che si terranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice Dio il Signore. Essi entreranno nel mio, essi si accosteranno alla mia tavola per servirmi e compriranno tutto il mio servizio. Quando entreranno per le porte del cortile interno, indosseranno vesti di lino. Non avranno addosso lana di sorta quando faranno il servizio alle porte del cortile interno e nella casa. Avranno in capo tiare di lino e mutande di lino ai fianchi. Non indosseranno indumenti che fanno sudare. Ma quando usciranno per andare nel cortile esterno verso il popolo, si toglieranno i paramenti con i quali avranno fatto il servizio e li deporranno nelle camere del santuario. Indosseranno altri vesti per non santificare il popolo con i loro paramenti. Non si raderanno il capo e non si lasceranno crescere i capelli, ma porteranno i capelli corti. Nessun sacerdote berrà vino quando entrerà nel cortile interno. Non prenderanno in moglie né una vedova né una donna ripudiata, ma prenderanno delle vergini della discendenza della casa di Israele. Potranno però prendere delle vedove che siano vedove di sacerdoti. Insegneranno al mio popolo a distinguere fra il sacro e il profano e gli faranno conoscere la differenza tra ciò che è impuro e ciò che è puro. In casi di processo spetterà a loro giudicare. Giudicheranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi e i miei statuti. In tutte le mie feste santificheranno i miei sabati. Il sacerdote non entrerà dove è un morto per non rendersi impuro. Non si potrà rendere impuro che per il padre, per la madre, per un figlio, per una figlia, per un fratello o per una sorella non sposata. Dopo la sua purificazione gli si conteranno 7 giorni. Il giorno che entrerà nel santuario, nel cortile interno, per fare il servizio del santuario, offrirà il suo sacrificio espiatorio, dice Dio il Signore. Avranno un'eredità, io sarò la loro eredità, voi non darete loro alcun possesso in Israele, io sono il loro possesso. Essi si nutriranno delle offerte dei sacrifici espiatori e dei sacrifici per la colpa. Ogni cosa votata allo sterminio in Israele sarà loro. Le primizie dei primi prodotti di ogni sorta, tutte le offerte di qualsiasi voglia, cosa che offrirete per elevazione saranno dei sacerdoti. Darete pure al sacerdote le primizie della vostra pasta affinché la benedizione riposi sulla vostra casa. I sacerdoti non mangeranno carne di nessun uccello né di alcun animale morto da sé o sbranato. Ora noi leggeremo capitolo 45, profeta Ezechiele. Quando spartirete a sorte il paese perché sia vostra eredità, preleverete come offerta al Signore una parte consacrata del paese, della lunghezza di 25.000 cubiti e della larghezza di 10.000, sarà sacra in tutta la sua estensione. Di questa parte prenderete per il santuario un quadrato di 500
per 500 cubiti e 50 cubiti per uno spazio libero tutto intorno. Su questa estensione di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza misurerai un'area per il santuario, per il luogo santissimo. È la parte consacrata del paese. Essa apparterrà ai sacerdoti che fanno il servizio del santuario, che si accostano al Signore per servirlo. Sarà un luogo per le loro case, un santuario per il santuario. 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza saranno per i leviti che faranno il servizio della casa. Sarà il loro possesso con 20 camere. Come possesso della città, destinerete 5.000 cubiti di larghezza e 25.000 di lunghezza parallelamente alla parte sacra prelevata. Esso sarà per tutta la casa di Israele. Per i principi riserverete uno spazio ai due lati, per la parte sacra del possesso della città, di fronte alla parte sacra offerta e di fronte al possesso della città dal lato occidentale verso occidente e dal lato orientale verso oriente, per una lunghezza parallela a una delle divisioni del paese, dal confine occidentale al confine orientale. Questo sarà il suo territorio, il suo possesso in Israele. I miei principi non opprimiranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla casa di Israele secondo le sue tribù. Così parla Dio il Signore. Basta, o principi di Israele. Lasciate da parte la violenza e le rapine praticate, il diritto e la giustizia. Liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni, dice Dio il Signore. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. L'efa e il bat avranno la stessa capacità. Il bat conterrà la decima parte di un omer e l'efa la decima parte di un omer. La loro capacità sarà regolata dall'omer. Il ciclo sarà di 20 ghere, 20 cicli più 25 cicli più 15 cicli formeranno la vostra mina. Questa è l'offerta che preleverete, la sesta parte di un efa da un omer di un frumento e la sesta parte di un efa da un omer di orzo. Questa è la norma per l'olio, un decimo di bat d'olio per un cor, che è 10 bati, cioè un omer, poiché 10 bati fanno un omer. Una pecora su un gregge di 200 capi nei grassi pascoli di Israele sarà offerta per le libazioni, gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza per fare la propiziazione per essi, dice Dio il Signore. Tutto il popolo del paese dovrà prelevare questa offerta per il principe di Israele. Al principe toccherà di fornire gli olocausti, le offerte e le libazioni per le feste, per i nove luni, per i sabati, per tutte le solennità della casa di Israele. Egli provvederà il sacrificio espiatorio, l'offerta, l'olocausto e il sacrificio di riconoscenza per fare la propiziazione per la casa di Israele. Così parla Dio il Signore, il primo mese, il primo giorno del mese. Prenderai un toro senza difetto e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio espiatorio e metterà sugli stipiti della porta della casa, sui quattro angoli dei gradini dell'altare e sugli stipiti della porta del cortile interno. Farai lo stesso il settimo giorno, il del mese, per chi avrà peccato per errore o per ignoranza, così purificherete la casa. Il quattordicesimo giorno del primo mese avrete la Pasqua. La festa durerà 7 giorni. Si mangeranno pani senza lievito. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un toro come sacrificio espiatorio. Durante i 7 giorni della festa offrirà in olocausto al Signore 7 tori e 7 montoni senza difetto. Ognuno dei 7 giorni
e un capro per un giorno come sacrificio espiatorio. Vi aggiungerà l'offerta di un efa per ogni toro e di un efa per ogni montone con un hin di olio per efa. Il settimo mese, il quindicesimo giorno del mese, alla festa, egli offrirà per sette giorni gli stessi sacrifici espiatori, gli stessi olocausti, le stesse offerte e la stessa quantità d'olio. Allora, noi abbiamo letto Ezechiele dal capitolo 43 al capitolo 45. Ora noi andiamo nel libro dei Salmi, Salmi 135, che dice Alleluia, lodate il nome del Signore. Lodatelo, lodatelo chi? Lodatelo servi del Signore, che state nella casa del Signore, nei cortili della casa del nostro Dio. Lodate il Signore perché il Signore è buono. Salmeggiate al Signore, al suo nome, perché è amabile. Poiché il Signore ha scelto per sé Giacobbe e Israele per il suo speciale possesso. Sì, io conosco che il Signore è grande e che il nostro Signore è al di sopra di tutti gli dèi. Il Signore fa tutto ciò che gli piace in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani. Egli fa salire le nuvole dall'estremità della terra, provoca i lampi per la pioggia, sprigiona il vento dai suoi depositi. Egli percosse i primogeniti d'Egitto così, degli uomini come degli animali. Operò segni e prodigi in mezzo a te, o Egitto, sul faraone e su tutti i suoi servi. Egli percosse grandi nazioni e uccise re potenti. Sicon, re degli Amorei, Og, re di Basan e tutti i regni di Canaan. E diede i loro paesi in eredità a Israele, suo popolo. Signore, il tuo nome dura per sempre. La memoria di te, o Signore, dura per ogni generazione, poiché il Signore farà giustizia al suo popolo e avrà compassione dei suoi servi. Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca. Siano simili a loro quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Casa di Israele, benedite il Signore. Casa d'Aarone, benedite il Signore. Casa di Levi, benedite il Signore. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Sia benedetto da Sion il Signore che abita in Gerusalemme. Alleluia. Meraviglioso questo salmo che invoca l'adorazione al Signore. Ora noi andiamo qui nel Vangelo di Giovanni capitolo 15, Gesù che sta per essere crocifisso, ma di essere arrestato prima di essere crocifisso, ma prima di questo avvenimento, del momento più difficile dell'esistenza terrena di Cristo, noi vediamo che il Signore Gesù ha dato un messaggio profondo, istruttivo, un messaggio che dava una direzione su come vivere con Dio e per Dio. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni capitolo 15, io sono, è un'altra volta che Gesù si presenta come io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Come il Padre mi ha mandato, così anch'io ho. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore.
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni agli altri come io ho amato voi. Nessuno amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni agli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Parola del Signore. Allora noi questa mattina possiamo glorificare il nostro Dio per ogni cosa che Lui ha fatto nella nostra vita. Cari, io sono felice e grato a Dio per tutti quanti voi. Vorrei solo ricordarvi quello che sono alcuni degli annunci per questo fine settimana qui in Alba Nuova News, ossia ricordando quello che noi abbiamo per questo fine settimana. Allora, innanzitutto domani pomeriggio dalle 2, quindi subito dopo il pranzo, noi abbiamo qui a Cesena l'incontro, l'assemblea dell'Alleanza Evangelica del settore centro-nord Italia. Ci saranno fratelli di tante chiese, di tante località che verranno a partecipare. Questo è un incontro aperto a tutti i fratelli di tutte le chiese, ma naturalmente per voi che siete di Cesena, di Rimini e di Ravenna, siete più che invitati, siete convocati a partecipare. Io dico anche ai fratelli qui di Cesena, di Rimini, se volete portare qualcosa in modo che noi possiamo fare un rinfresco per offrire un tempo di comunione, sarà molto bello. Oltre a questo, noi abbiamo subito dopo, sempre nello stesso posto, sempre in via Romagna 268 Cesena, noi avremo anche l'incontro di preghiera per la Chiesa perseguitata. Quindi è un tempo sia per conoscere come funziona l'Alleanza Evangelica, e un tempo naturalmente di preghiera. Sarà un tempo di comunione, sarà un tempo davvero molto molto importante. Io ricordo inoltre che noi abbiamo durante questa giornata odierna, noi abbiamo il carico del banco, quindi io chiamo anche tutti i fratelli a venire a dare una mano a Cesena in via Romagna 268. Tra un'ora circa noi già saremo lì ad aspettare il camion che arriva. Nel frattempo pregate per il fratello Roberto, il camioncino. Ringraziamo Gabriele per come ci ha aiutato a gestire un po' questa situazione, e pregate anche per me, ossia affinché noi in tanta collaborazione
possiamo fare il meglio per il Signore. E poi naturalmente organizzando tutto oggi, vedete quante cose da fare. Noi abbiamo domani la consegna dei pacchi a Cesena dalle ore 9:30, via Romagna 268, e poi a Rimini, anche a Rimini. Quindi a Rimini sempre dalle ore 9:30 noi saremo lì per distribuire i pacchi, quindi tutte le persone che accedono al pacco, sia con l'ISE, tutto quanto, tutta la documentazione, possono venire domani. Noi chiamiamo anche naturalmente tutti i volontari, sia per Cesena che per Rimini, per venire a dare una mano, e coloro che non possono venire, pregate! Pregate al Signore per noi nel nome di Gesù. Infine, domenica noi abbiamo la celebrazione al Signore a Cesena, Rimini e Ravenna. A Cesena e a Rimini alle ore 10:30, a Ravenna alle ore 17. Io ringrazio davvero il Signore per tutto questo. Ringrazio il Signore per la vostra vita. Vi chiedo una preghiera in più, no, per questa giornata. E naturalmente oggi noi finiamo un po' prima. Abbiamo accorciato un po' il nostro tempo qui di Alba Nuova, non la sua intensità, non la sua sincerità, ma ecco, noi abbiamo bisogno di subito fare delle cose che il Signore ha riservato per noi. Quindi io non faccio altro che darvi un forte abbraccio, un santo bacio, che la gloria, la grazia, l'amore di Dio stia sopra la tua vita, e io prego per te. Mi raccomando, prima di uscire, metti un like, condividi e fai una preghiera al Signore. Mandami le tue richieste, 340-237-9339. E a Dio piacendo, qui su Alba Nuova, noi ci vediamo lunedì. Alba Nuova, potenza nella preghiera, potenza nella parola.